considerato al canto per l'esattezza. E noi andiamo a cercare un altro numero, ed è il quarto della nostra serie, della Dedi Roulette. Meno spinta, si ferma prima, no signor, sempre badabin, badabom. Sei fermata? Non ancora. Federica, adesso devi venire con meno veemenza. Muscoli, eh? Eccolo, il numero della roulette che abbiamo scelto in questa quarta tornata è il numero 31. 21. E vince? Un'antenna, quinta banda con amplificatore, offerto da Rizzi Franco, viale Montegrappa 26, Pavia. No, ma questo fammelo ripetere. No, scusate amici telespettatori, Franco Rizzi, no, perché a questo punto Franco Rizzi, che là dentro in regia, che sta maneggiando tutti i mixer, mette a disposizione una delle famose sue antenne di quinta banda, perché Franco Rizzi va in giro con le antenne. Lui si alza al mattino, colazione con antenna, con televisore, con manopole, al pomeriggio altre 5 antenne. Quando c'è un ripetitore che magari funziona poco bene, arriva Franco Rizzi, zig zag, trick trock, cic cic, pum pum, in pieno. L'anno prossimo arriveremo a Roma, ma vi rendete conto? Tele Montependici che l'anno prossimo, zacchete, prende l'infilata della Futa, passa sotto le gallerie e arriva a Roma? Arriveremo, questo me l'ha detto Franco Rizzi in parola, dice ho prenotato 754 antenne di quinta banda, arriviamo fino a Roma. Va bene, allora offriamo l'antenna quinta banda, il numero era? Il 31. E ci colleghiamo con Francesca Cavalleri di Pavia, 35763. 35763 di Pavia, la signora o signorina Francesca Cavalleri, alla quale regaliamo st'antenna. Ah, sta bene Franco Rizzi. Tiè, metti in palio le antenne tu. E questa è occupata, hai capito? Proviamo a ripeterlo. Proviamo a ripeterlo. R, ripetita Juvent. Esatto. Fatto il liceo. Francesca? Brava Francesca! Ha capito le cose al volo sta Franceschina qui. Adesso risponde il sindaco. Francesca? Prima era occupata, adesso non c'è più. Francesca? Cavalleri? Questo o è un mistero dell'ETE che ha premuto un altro pulsante, no, e qui stiamo chiamando il segretario comunale che in questo momento sta vedendo controtestata, oppure Francesca Cavalleri prima c'era e poi adesso non c'è più. Guardi, per sicurezza le mobilizziamo in tastiera, siccome ci permette, ecco, di fare allora, il 31 stesso. È stato premuto il 31. Il numero 31 era occupato. Sempre quello. Che corrisponde al numero 35763. Allora facciamo 35. Ah, lo facciamo manualmente. Esatto, 35 7663. E vediamo se la Francesca è uscita, se la Cavalleri adesso da occupato, mi tagli il collo. Sta chiamando? Sì, sta chiamando ma non c'è, perciò lo cancelliamo. No, abbiamo dato prima 3 volte a Barbara, diamo 3 possibilità anche a Francesca. Se però non c'è, inutile rifarlo, insomma. Proviamo a ripetere. Arrivederci Francesca. Allora, andiamo alla caccia di un altro numero, cos'è questo, il quarto? Perché non lo butti in corridoio? Puoi buttarlo anche in corridoio. 34. E che cosa c'è? L'antenna. Sempre l'antenna. L'antenna quinta banda con amplificatore offerto da Rizzi Franco, viale Montegrappa 26, Pavia. Con gli occhialini! Andiamo al 34. Franco Rizzi vede di svendere altre antenne. Emiliano Benetti. Ah, Milano, Milano. Milano 02 44 54 742. Vediamo se c'è Emiliano, come me. Emiliano Benetti, 34. Pronto? Milano? In linea? Attendi in linea, prego. Le passo a Tele Montepenice. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Signor Emiliano? Sì? Osteria, come va, signor Emiliano? Qui è Tele Montepenice. Sì, lo so. Ah, che simpatico! L'Emiliano che stava guardando contro testata. È simpaticissimo signor Benetti. Sì. Lei porta un cognome famoso, signor Benetti. Insomma. Lei c'ha il telefono in salotto dove c'è anche il televisore? Come? Lei c'ha il telefono in salotto dove c'è anche il televisore? Beh, sì. Ma praticamente mi sta vedendo? No, adesso no, perché ce l'ho voltato dall'altra parte. Ah, e chi è che sta vedendo il programma? La moglie. La moglie? Signora, com'è suo marito? Mi dica, mi dica. È un simpatico? Perché si chiama Emiliano. E tutti gli emiliani sono simpatici. Vero o falso?
Vabbè, lei non ha sentito, ho fatto due chiacchiere con la signora. Signor Emiliano Benetti, lei ha vinto un'antenna, quinta banda, offerta da Franco Rizzi, il nostro regista. Di Piazza Petrarca, base Pappa Reale, una cosa veramente favolosa, è stata assegnata a... Dov'è 36. 36, l'ultimo numero della nostra Dedi Roulette. E ci colleghiamo ancora una volta con Milano, con la signora o signorina Margherita Verdelli. 984-2057. Questa deve essere abbastanza fuori Milano, perché comincia col 98 e deve essere zona, se non mi sbaglio, di Paderno Dugnano. Vediamo se risponde. Eccolo in linea. Pronto? 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 È casa Margherita Verdelli? Sì, buonasera. Buonasera, lei stava vedendo per caso Telemonte Penice? Sì, sì. Siamo commossi. Alle lacrime. Signora o signorina? Signora. Signora Margherita, lei in che zona abita di Milano? San Giuliano Milanese. Verso, appunto, lo pensavo, appena fuori città. Lei si è prenotata ieri sera con Luigi? Sì. Ecco, che numero aveva prenotato? 36. E lei vince questa sera, che cosa? I prodotti meglio. Brava, bravissima Margherita. Prima. Lei è prontissima, eccezionale. Grazie di aver giocato con noi. Prego. Buona settimana, lei è sposata? Sì. E avete bambini? Una bambina di 15 mesi. Ecco, la pappa reale va benissimo. Il Melbios, un cucchiaino al mattino. Arrivederci Margherita, arrivederci. Complimenti. Grazie, buonasera. E noi abbiamo così esaurito anche il gioco della Dedi Roulette, abbiamo accontentato 5 amici telespettatori di Bergamo, di Pavia, di Milano, telespettatrici che si sono prenotate con l'amico Luigi, che al venerdì sera raccoglie i numeri della Dedi Roulette, poi ce li passa cortesemente, potrebbe metterseli in tasca e andarsene, invece ce li dà e noi ci colleghiamo con la magica pallina della roulette. Nel frattempo ci aspettano gli ultimi filmati pubblicitari, dopodiché arriviamo al quadro misterioso. Tutto per voi. Ci vediamo fra 3 minuti. Grazie. Il secondo, il terzo e il quarto classificato in occasione della finalissima. Come sapete, la settimana prossima avremo l'ultima semifinale, poi 31 marzo, appuntamento con tanti ospiti eccezionali per la serata di chiusura. E allora ricordiamo che alla ditta prima classificata avremo un buon acquisto del valore di lire 1 milione, antifurto per impianto, negozi, piccoli uffici per un valore di lire 3 milioni offerto dalla Radar Control di Milano. Per il concorrente che rappresenta la ditta prima classificata avremo una cucina offerta da Cucine Riva di Bulciago del valore di lire 3 milioni, oltre all'antifurto per impianto casa del valore di lire 1 milione offerto sempre dalla Radar Control via Salasco 5 Milano. Per il secondo classificato alla ditta daremo un buono acquisto del valore di lire 600.000. Al concorrente che rappresenta la ditta seconda classificata daremo un cappotto con interni in pelliccia marrone con bordi di Mongolia, valore commerciale lire 450.000 offerto dalla pellicceria Barupelli di Corso Genova. Un giubbotto di renna foderato con pelo offerto dalla ditta Bertolotti di Pavia e un caminetto offerto da Ronzi di Oriolitta. Poi al terzo classificato eccoci alla ditta e al concorrente. Un buono acquisto del valore di lire 480.000 per la ditta, mentre per il concorrente che si classificherà al terzo posto daremo un giaccone di montone color salmone con collo e polsi di agnello offerto dalla Barupelli del valore commerciale di lire 400.000, un beauty case in pelle offerto dalla Piccola Parigi del valore di lire 70.000. Infine, al concorrente quarto classificato daremo una canoa del valore di lire 150.000 offerto dal Salone Nautico Pavese di Via dei Mille Pavia, un quadro Naif del valore di lire 150.000 offerto dalla Galleria d'Arte Esmeralda di Sant'Angelo Lodigiano, un servizio di carte con fish in un contenitore di pelle offerto dalla Piccola Parigi, un servizio di sale e pepe stuzzicadenti del valore di lire 100.000 offerto dalla Galleria Esmeralda di Sant'Angelo Lodigiano. Abbiamo così esaurito il montepremi destinato alla nostra serata di finalissima, quando avremo l'incontro per il primo e il secondo posto, e adesso siamo, come da scaletta, al quadro del personaggio misterioso. Eccolo qui. Si aprono i nostri velari e appare il nostro solito quadro. Dietro a questo punto interrogativo c'è un nome devo dire popolarissimo. E c'è in palio che cosa, Federica? 100 kg di pasta Pagani offerti dal Market Lodovica, via Fiocchi, Corte Olona, Pavia. Allora, 100 kg di pasta. Dico, non ho capito, 100 kg di pasta sono sempre 100 kg di pasta. Naturalmente, dopo il primo concorrente, i premi
diventeranno 90, 80, 80, sempre del Market Lodovica, ecco, di via Fiocchi Corteolona. Ecco che in offerta dal 19 al 24 marzo la pasta sarà 490 lire al chilogrammo. E allora eccoci qui a contatto diretto con le linee telefoniche. Già c'è un concorrente, pronto? Pronto, buonasera. Da dove? Da Pavia. Lei è il nostro simpatico amico col quale ci sentiamo ogni settimana? Sì, sì. Ecco, lei si chiama? Giuseppe. Caro signor Giuseppe, come sta? Non troppo bene. Beh, signor Giuseppe, auguri con un applauso anche da parte del pubblico. Vediamo, signor Giuseppe, sono 38 le nostre caselle, lei le vede? Sì. Mi dica che numero vuole. 3. La 3, purtroppo, Giuseppe, è bianca. Bianca, vabbè. 13. La 13... Lei vince una borsa nautica offerta dal Salone Nautico Pavese. Lei va ogni tanto sui fiumi, sui laghi? Sì. Ecco, bene, mi fa piacere, signor Giuseppe. Andiamo avanti. Ultima. 33. Purtroppo è bianca. Signor Giuseppe, non le posso neanche chiedere il nome del nostro personaggio, a meno che lei non voglia sparare un nome a caso. Alphonse Doudet, purtroppo non è quello, Giuseppe. Grazie di aver giocato con noi. Alla prossima. Grazie a lei. Siamo a quota 90 kg di pasta Pagani offerti dal Market Lodovica, via Fiocchi, Corteolona, Pavia. Grazie Federica. E adesso arriva in linea 90 kg di pasta. Abbiamo il secondo concorrente. 471001 il nostro numero. 471002 il prefisso per chi chiama da fuori Pavia, 0382. Vediamo chi si vuole collegare con Telemonte Penici per 90 kg di pasta. Ha diritto a 3 caselle, ci sono anche i jolly. Eccola qui, pronto. Pronto. Da dove? Milano. Da Milano, bene, in che zona? Vabbè, dica lei. Viale Regina Giovanna. Viale Regina Giovanna, mi sembra un giovane che chiama. Sì. Quanti anni hai? 15. 15, ti chiami? Lorenzo. Allora Lorenzo, dimmi quali caselle vuoi, andiamo sul quadro. 17. 17. Ti dico che si tratta di un abile caratterista e di una sensibile attrice. Forza Giuseppe, cioè Lorenzo. 6. È un jolly che vale 2 caselle, quindi ne hai ancora 4. Ancora 5. No, 4. Pronto? Lorenzo, è caduta la linea. Lorenzo, ci puoi richiamare per favore? Pronto? Lorenzo? È caduta la linea, sii gentile, ci richiami, noi ti ammetteremo. Pronto, rimaniamo sempre a 90 kg, perché il concorrente non ha neanche fatto in tempo a chiedere la seconda casella, e vediamo di concedere il tempo a Lorenzo di intervenire. Pronto? Pronto, ciao Daniele, Piero, da Pavia. Piero da Pavia, ciao Piero. Allora Piero, per me sei ancora a 90 kg di pasta, se mi vuoi chiedere le caselle sono qui per dartele. Cambiamo quadro. Dunque, uno. Uno. Per te, sfortunatamente, è bianca. Due, ti dico che questa abile caratterista e sensibile attrice fa parte, diciamo che ha fatto parte, della compagnia di Gilberto Govi. Forza, no, Piero. No. Ma Piero, ne hai diritto ancora, vai. Fammi vedere il quadro, grazie. Ecco, il quadro ti arriva subito, Franco Rizzi stacca, eccolo per te. Quattro. La 4 dice che nel campo natatorio i suoi migliori anni sono 1934, 1935, 1936. Lorenzo, Piero, io sto sbagliando nomi sempre con le telefonate di prima. Piero di Pavia, tu hai già esaurito le 3 caselle. Per 90 kg di pasta offerti dal Market Ludovica, dimmi di che personaggio si tratta. Rinuncio. Come rinunci, Piero? Così? Su due piedi. Ma dai, butta lì un nome. Sai già che è una sensibilissima caratterista, attrice, un abile caratterista. Ha fatto parte della compagnia di Gilberto Govi nel campo natatorio. Pensaci un momento. I suoi migliori anni sono stati 34, 35, 36. Butta un nome, Piero. No, buttare un nome, ma niente, rinuncio. Grazie Piero, arrivederci. Speriamo che Lorenzo, il nostro amico milanese di Viale Regina Giovanna, riesca a riacciuffare la linea e a inserirsi con noi. Pronto? Buonasera. Da dove parla? Da Pavia. Lei si chiama? Gianni. Gianni. Allora Gianni, quali caselle vuole? Cambiamo inquadratura. Allora, 15. La 15. Per la 15 le dico che
Lei ha già vinto un necessaire per trucco offerto dalla piccola Parigi. Va bene, allora. Adesso mi fa vedere un po', grazie. La 5. La 5? Lei... Anzi, tu Gianni vinci una candela mangiafumo offerto dalla piccola Parigi. Sono due caselle, ne manca una. La 30. La 30. La 30 è un jolly che vale 3 caselle. Altre 3 caselle per il nostro Gianni, forza. 22. È bianca, la prossima. La 36. La 36 ti dice che anche Gianni Santuccio ha fatto parte della sua compagnia teatrale. L'ultima. Gianni? Sì, ci sono ancora. Vai. 10. La 10. Ti aggiungo che recita in lingua con diverse compagnie. Per 80 kg, 80 di, kg pasta. Di pasta. Gianni, dimmi per favore chi è il nostro personaggio misterioso. Non lo so. Grazie Gianni, arrivederci. Dico, ora uno siamo... gioca almeno che volesse tentare, no? Siamo a? Quota 70 kg. A quota di 70 pagani. Kg. Okay. E qui ci sono tante caselle ancora da scoprire. Però vi abbiamo già dato tante notizie fondamentali, amici telespettatori. Lorenzo, prova a chiamare 471001, tuo amico milanese di Viale Regina Giovanna, al quale prima è caduta la linea, mi dispiace. Vediamo chi entra in linea. 70 kg di pasta offerto da... Pagani, offerto dal Market Ludovica, via Fiocchi, Corte Olona, Pavia. Pronto? Pronto, buonasera, sono Maria Luigia. Maria Luigia da dove? Da Milano. Eh? Da Milano. C'è qualcuno che cerca di rubarle la linea, Maria Luigia, adesso la sento meglio. Da Milano, in che zona? Zona Lorenteggio. Zona Lorenteggio. Allora, vediamo quali caselle vuole Maria Luigia. La 23. La 23? Lei vince un necessaire offerto dalla piccola Parigi. Seconda casella. 25. La 25 dice del nostro personaggio che ha lavorato anche con Lilla Brignone. E poi la 29. E la 29 è bianca, Maria Luigia. Per 70 kg di pasta mi dica chi è il nostro personaggio. Per me è Lina Volonghi. È Lina Volonghi. Brava Maria Luigia. Bravissima, eccola qui. Lina Volonghi, il nostro personaggio misterioso che l'amico Franchi aveva dedicato al nostro quadro misterioso. È un quadro che conteneva tante altre notizie, oltre che tante caselle bianche. Nasce a quarto dei mille, poi, no scusa, acquisisce vasta popolarità televisiva, poi c'erano premi di consolazione, poi dice gareggia per la Sturla di Genova, voi sapete che Lina Volonghi è stata campionessa di nuoto, poi c'era il Jolly, poi Bianca, poi premi di consolazione di Bertolotti, ancora Bianca, forma anche un proprio complesso artistico, sempre Lina Volonghi, ancora Bianca, altri premi della Galleria d'Arte Esmeralda, in giovane età si dedica al teatro dialettale genovese, un completo da gioco della piccola Parigi, ha un brillante passato sportivo, si afferma abile centista a livello nazionale, bianca e attrice teatrale. Le abbiamo scoperte tutte perché il pubblico a casa può pensare che noi diciamo cose inesatte, inerenti a personaggi, mentre invece cerchiamo di favorire sempre i nostri amici telespettatori. Maria Luigia? Sì? Ci sei ancora? Sì, ci sono ancora. Hai seguito tutto l'ambaradan del quadro misterioso? Io l'avevo riconosciuta subito, così all'inizio. Ma non riuscivi a prendere la linea? Sì, appunto. Beh, comunque, in zona Lorenteggio per Maria Luigia arrivano 70 kg di pasta. Marca? Pagani. Devo fare la dieta, tra l'altro. Offerti dal Market Ludovica, via Fiocchi, Corte Olona, Pavia. Ed è da ritirare entro 8 giorni qui al Market Ludovica. Mi senti Maria Luigia? Mi sento benissimo. Allora, se entro 8 giorni ti vorrai presentare al Market Ludovica di via Fiocchi, Corte Olona, sì, ritiri i tuoi 70 kg di pasta e la dieta va a pallino. Grazie. Allora Maria Luigia, rimani in contatto con le nostre signorine che ti diranno anche meglio il modo di comportarsi e il tuo da fare. Ti ringrazio di aver giocato con noi. Grazie. Immagino che tu fossi già in grado fin da tempo di darci il nome del personaggio misterioso. Comunque sei stata anche abbastanza fortunata. Mi dispiace per il milanese Lorenzo di Viale Regina Giovanna, che mi sembrava avviato molto bene, poi è caduta la linea. Comunque Maria Luigia, complimenti, grazie di aver giocato con noi, buona settimana, ci vediamo sabato. E
a questo punto, controllando l'orologio, sono le ore 0 e 35 esatte. Io avrei un po' di appetito. E allora? E allora vorrei andare a mangiare da Giannino, che mi hanno detto che si mangia molto bene. Da Giannino dove? È un ristorante a Sicomario, San Martino. Allora, tu vai da Giannino e io vado al mio amico Drago Marino. Bene, abbiamo fatto anche la rima e a questo punto, mentre ringraziamo a proposito Drago Marino per queste splendide zeppole di San Giuseppe, che noi andremo a gustare perché sono ancora calde, appena uscite dal forno della pizzeria al Drago Marino di Corso Manzoni a Pavia, Daniele Piombi conclude anche questa puntata di Tele Montepenice di Controtestata. Oggi è sabato 18, ci rivedremo sabato prossimo per l'ultimo incontro di semifinale con altri ospiti che Mirella va raccogliendo in giro da tutte le case discografiche, che tra l'altro ringraziamo per la cortese e cordialissima collaborazione. Assieme a Federica, questa sera sempre chic, sempre precisa e puntuale, e assieme a Pallino. Oh, quando ti chiamo, per favore, su, ecco qua. Assieme a Pallino, che vi ha salutato con un suo guaito particolare, la nostra mascotte. Basta, Pallino, fila via. Arrivederci, grazie per l'ascolto. Partiamo con la sigla, arrivederci a tutti. E una porta resta aperta, nel disco c'è una storia, qualcuno fa baldoria, con chi è sulla sabbia, chi vuole la mia rabbia, stasera non resisto, ancora la rivisto, pescatori che tornate, quante spiagge ricordate, lunghe notti di lavoro, dove ero uno di loro, sento freddo sulla pelle, quasi quasi conto le stelle, il respiro che mi manca, come non ti senti stanca, da lui sei ritornata, ora sei addormentata, morire non ha senso, io lo so, però ci penso, voi domani che farete, questo uomo scorderete, più che giusto lo ritengo, a nessuna appartengo, pescatori che tornate, quante spiagge ricordate, lunghe notti di lavoro dove io sarò con loro. Lunghe notti di lavoro dove io sarò con loro.